Mentre la regione insiste sull'abbattimento dei 467 cervi e la petizione lanciata dal WWF continua a registrare adesioni per cancellare la delibera regionale, la vicenda approda in comune a Pescara. Nella seduta consigliare di ieri è stato approvato un ordine del giorno presentato da AVS Radici in Comune e Movimento 5 Stelle, in cui si chiede al sindaco e alla giunta di prendere le distanze dalla delibera regionale. La consigliera di opposizione, Simona Barba. Quello che sta accadendo è che la regione ha demandato praticamente alla lobby dei cacciatori la gestione. Sono loro che decidono quanti cervi saranno abbattuti, sono loro che si stanno decidendo i premi, premi in denaro, ricordiamo 50 euro a cucciolo, 150 euro, 100 euro per le mamme, 150 euro per i maschi, fino a 600 euro, soldi che andranno agli ACT, cioè a organismi che sono sempre legati ai cacciatori. Quindi l'aver qui votato il Consiglio Comunale per far sì che il sindaco si faccia parte attiva con Marsiglio e con la Giunta regionale affinché questa delibera venga ritirata, significa che appartiene a tutti i cittadini. A Pescara ci si deve interrogare su quello che accade sulle nostre montagne ed è un precedente bellissimo. Infatti noi invitiamo anche tutti gli altri comuni a fare mozioni e ordini del giorno in questo senso. Tutti i comuni devono far sentire la loro voce. Oltre 70.000 cittadini ormai hanno firmato a favore del ritiro di questa delibera, perché è una delibera che non ha basi scientifiche, non ha basi etiche, soprattutto è in contraddizione con la nostra missione di protezione della natura.